Ben ritrovati su Restrategy, io sono Rev, questa è la nostra grande Iberia su Victoria 3, quarta grande potenza, ma si può fare molto di più. Ad esempio, si può tirare su drasticamente il settore delle costruzioni in ogni dove. Tanto fammi autoespandere le ferrovie in ogni dove. Vabbè, ci pensa anche il settore privato a fare ferrovie, e che magari non ne fa mai abbastanza. Quindi mettere l'espansione automatica aiuta. Qua il settore privato è già al massimo. Fammi autoespandere anche i porti. Non si può. Ah, perché non fa il calcolo dell'infrastruttura, ok. Bene. In questo episodio voglio fare qualcosa riguardo del Brasile. Non so ancora cosa, eh. La Francia è indebitatissima. Hanno 115 milioni di debito. E più dell'interezza delle mie riserve auree, perché se no farei quasi la sboronata di rilevare il loro debito. Ma no, non si sa mai. È vero che la Francia è nostra amica ormai da 80 anni quasi. Però non si sa mai. No, mi fido di loro, non credete, mi fido molto. Siamo alleati anche con l'Austria. È passata anche la totale separazione tra Stato e Chiesa, non solo più libertà di culto. Non ho davvero altre leggi da far passare al momento, direi. Oh, posso provare a mettere la scuola dell'obbligo? Piace ai sindacati, non piace troppo agli industriali, ma è un meno 5. Di modo, in questo modo avremo l'educazione, possiamo portare l'educazione al massimo. Autorità un po' bassa, in negativo, ma di poco. Ci dà un po' di forza dell'opposizione. Ma l'opposizione non è poi così forte. Infatti, il governo ha 93% di legittimità. Fila 330 milioni circa. Ma dopo questo balzo del settore delle costruzioni migliorerà. O peggiorerà. Nel senso che adesso stiamo davvero costruendo a manetta e usando troppi beni. Ci sono i russi che migrano da noi, no? Gli uzbeki. Venite! Venga pure il popolo uzbeko, non vedo l'ora. Gli Ashanti ci stanno offrendo di aprire il mercato britannico, olandese, scusate se ci schieriamo con loro. No. Mi dovevano offrire un tritiporto in Olanda se mi volevano convincere. Qualcosa di molto più avido di così. Serve più carbone, ma soprattutto c'è persino il ferro costoso. Ne faccio un po' qua nelle Filippine, che c'è un sacco di popolazione, anche che non è incorporato. Espando la Navarra, espando anche la Galizia. La Galizia ha bisogno di più porti, oltre che di espansione automatica delle ferrovie. Sì, vedi, dovrebbe passare. Partito integralista? Chi sono? Ah, sono i borghesi che sono diventati, hanno cambiato di nuovo nome e stanno guadagnando un po' forza. E sono un po' fascisti, guardate il fascio. No, c'è la nostra dissidenza progressista, finché il governo sta stabile così. Questo partito stabilissimo. Il Grande Piano? Il leader dei rural folk, il popolo rurale, i contadini, sta lavorando dietro le quinte. Per lanciare il suo partito? No, no, niente forza ai rural folk. Per 5 anni dividendi nazionali. Aumenta la nostra il limite delle nostre riserve auree. Non che sia un problema, perché siamo finalmente riusciti a raggiungere il deficit. Ci è costato un bel po', ma ce l'abbiamo fatta. Evviva, evviva, evviva il deficit. La corrente è pure costosa, ma non costosissima. Qua cosa c'è? Un evento. Come sempre, gli adulti che si lamentano che devono lavorare anche loro. De devono fare quello che facevano prima i bambini. I bambini non devono lavorare. Piantatela di lamentarvi. Infami. Allora,
Una bella guerra sicuramente non può fare nient'altro che dare uno scossone positivo all'economia, no? Cosa credete? Chiediamo al Brasile di trasferirci, praticamente il Perù-Bolivia deve essere un nostro fantoccio, deve entrare nel nostro mercato e nella nostra sfera di influenza, non deve essere sotto il Brasile. C'è un piccolo problema. Ma piccolo, proprio piccolo. Si sono alleati i brasiliani anche con la Russia, oltre che con la Gran Bretagna. E oltretutto, tedeschi, Stati Uniti e Italia potrebbero pensare di mettere il becco. Ci devo pensare un secondo. Stiamo per scatenare la prima guerra mondiale per il Perù-Bolivia? Forse. Andiamo. Ok, l'Ecuador intanto si è subito chiamato, tirato indietro, avevano tipo un patto difensivo col Brasile, ma non ne vogliono sapere niente. Guarda qua il fronte quanto è esteso. Un po' una rogna. Ok. Devo reclutare anche altri generali. Non un bandito, magari esperto di combattimento nei boschi e nelle foreste. Chissà se il bonus vale anche per l'Amazzonia. O l'Amazzonia è ancora troppo densa. Ti promuovo. Attiviamo un bel po' di coscritti. Non tutti, solo un bel po' per adesso. Il Brasile ci ha dichiarato rivali? Beh, 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 sì. Certo, anch'io vi considero miei rivali. Controllate metà del Sud America, l'altra metà è mio. Indovinate un po' qual è il problema? Esatto. Fammi chiamare questo signore, mandiamolo qui. Anzi, no, dovremmo mandarlo qui in realtà. La Gran Bretagna si è schierata col Brasile. Possiamo fare qualcosa per portarli dalla nostra? Non sembra. Potremmo essere la nostra occasione per riprenderci Gibilterra, che cosa dite? Vediamo un po'. Esatto. Gli chiedo di ridarmi Gibilterra. E al Brasile, tanto voglio anche riparazioni di guerra. E le metto come primarie. Non fatemi mettere altre cose perché potrei aver bisogno di manovra. Gli Stati Uniti si sono schierati con il Brasile. Siamo fregati oltre ogni misura, mi sa. Gli Stati Uniti sono una potenza imperiale pericolosissima. Avanza, avanza, generale Torralba. Riprendi Gibilterra. General Torralba. Ci stanno andando le truppe, però. Stanno facendo gli affari loro. Anche tu. Nuovo generale Paulo Nunes. È pelato, ma ci sa fare. A combattere nella foresta. E lo mandiamo qui. Arrivano rinforzi qua, stanno arrivando, sì. Qua più o meno siamo pari. Qua abbiamo una superiorità numerica schiacciante. Gibilterra anche, ma stanno arrivando i rinforzi britannici. Adesso che la nazione è in armi, vediamo che il deficit si fa durissimo. Tutte quelle riserve auree che abbiamo accumulato per lungo tempo. E dicevamo, sono troppe, sono troppe, sono troppe, che esagerazione. Ora hanno un senso. La guerra. Unica igiene del mondo. No, no, non pensate che io sia così. Sto memando. È il 1912, ok? A parte che non. Infatti, abbiamo un governo comunque abbastanza
Liberal progressista con un po' di pro-proletari. Pro-pro-proletari. Ok, la guerra è Austria-Francia e Impero Iberico, con eventuali fantocci, contro Brasile, Perù-Bolivia, che è sotto il Brasile, Gran Bretagna e Stati Uniti. Spezzeremo le reni alle potenze anglosassoni, le plutocrazie. Scusatemi. Siamo plutocrazia anche noi, in un modo o nell'altro, siamo più che ricchi. Sono state nuove elezioni, ma il mio governo è ancora stabile. I conservatori sono più deboli che mai. I contadini sono al 7%. Gli integralisti, appunto, la borghesia un po' fasci, a 12,7%. Gli industriali sono fuori. Sono comunque un 18,5% di rilevanza. Ma... Ok, c'è un bel casino qua. Non ho mandato truppe nelle colonie. E francamente sono contento così. Qua non stiamo ancora arrivando. Ok, siamo arrivati. Abbiamo chiuso anche questo fronte. Siamo già entrati in Brasile. Così. Pezzetto. Brasile non aveva abbastanza truppe per gestire tutto sto pandemonio. Bene, bene. Abbiamo sbloccato il wargaming. Meno 5% perdita di morale. Fammi andare a sbloccare... Gli ufficiali di complemento. L'avrei dovuto fare prima della guerra. Di una guerra con 1 milione di coscritti. La scommessa. No, nessuna scommessa, per favore. Sindacati, state buoni. Gli inglesi ci respingono? O meglio, difendono, sì. Dunque, devo chiamare più coscritti? Devo chiamare più coscritti. Chiamiamo più coscritti. Devo anche chiamare un altro generale qua in Iberia che guidi più truppe. Sì, tu vai benissimo. Ti promuovo, se no non puoi guidare quasi nessuno. Bene così. Vai anche tu ad avanzare il fronte qua. Gli inglesi stanno spostando le truppe. Hanno per qualche motivo spostato le truppe. Boh, non chiedetemi come. Non chiedetemi come mai, ma abbiamo occupato Gibilterra. Praticamente gli inglesi hanno tolto tutte le truppe per stornarle. Probabilmente in Brasile, per tentare di fermare l'emorragia del Brasile. Infatti stanno arrivando rinforzi da tutti, quantomeno qua al centro. Il che vuol dire che le nostre truppe sono state spostate automaticamente. Questo ad esempio è qua in Senegal, ma non voglio avanzare qui. Voglio avanzare qui in Perù-Bolivia, che è il nostro obiettivo principale. Carta e penna? Ah, giusto, dobbiamo finanziare carta e penna per tutti gli studenti. Ancora mi chiedono, oh, costa un casino. Non posso permettermi di perdere il 15% di burocrazia, quindi mi hanno affossato la riforma della scuola obbligatoria al momento, ma la guerra è più importante, no? Ovviamente, guarda lo standard di vita che sale, le fabbriche di fucili che non vedono l'ora. Siamo entrati anche in Perù-Bolivia. Abbiamo ammiragli attivi? Oh oh oh. In verità no. Giusto, perché così pattuglia la costa. Non stavamo pattugliando le nostre coste. Abbiamo anche completato il warfare con le corazzate. Sì, dammi questo 10% di difesa navale, assolutamente. Che c'è sempre il rischio che i britannici decidano di provare a invadere la Spagna per vincere la guerra. Brasile spingiucchia. Boh, la cosa buona è che c'era la minaccia della Russia, ma la Russia non è poi entrata. E gli statunitensi, anche gli statunitensi in realtà potrebbero fare cose. Ok, gli inglesi stanno devastando la flotta austriaca. Non sono affari miei. È la flotta austriaca, quindi non sono affari miei. Qua ci sono i cowboy, ci sono gli Yankee che sono venuti a difendere il Brasile. Gran mal di testa. Abbiamo
Abbiamo bruciato metà delle nostre riserve auree. Tanto la Francia sta occupando i Caraibi inglesi. Niente più paradisi fiscali per loro. Il PIL sta più o meno stagnando, ma c'è anche un sacco di gente che sta combattendo. La Gran Bretagna è riuscita a sbarcare a Venezia. Forza austriaci, resistete. Di certo non vengo ad aiutarvi io. Come siamo messi qua col supporto? Vabbè, la Francia tutto tranne distrarsi con i nativi in Africa adesso doveva fare. E invece l'ha fatto. Attenzione, stanno probabilmente entrano in Uruguay. I brasiliani. Sì. Ma in realtà stanno difendendo, quindi no, non entrano, ma battaglia persa. Hanno una certa difesa. Come mai abbiamo così poca offesa qua? Devo usare artiglieria migliore per i miei coscritti. Altri soldi. No, non ho soldi per usare artiglieria di così alto livello per tutti. Abbiamo un po' pochi convogli. Stanno venendo affondati dei convogli dagli inglesi. Fammi prendere un altro ammiraglio. Dimmi che c'è qualcun esperto di convoy raider. Esatto, questo razza i convogli. Vai, dobbiamo tagliare gli inglesi dal resto del mondo. Perfetto, qua nel canale. Vai a cercare Gloria. L'Austria se la vede davvero brutta. Gli inglesi sono sbarcati lì in Italia. C'è di buono che adesso il Brasile capitola. Oddio, forse capitola no, ma sta passando un brutto quarto d'ora. Devo fare un po' più di porti. Devo anche fare un po' più di centrali elettriche. Sempre un po' più di centrali elettriche. Non ce ne sono mai abbastanza. Qua l'infrastruttura è bassa per il semplice fatto che alcuni convogli commerciali vengono affondati. Quindi c'è poco che si può fare al momento. L'infrastruttura sembra estremamente bassa, ma non è messa così male. Finché la guerra non finisce, ci dobbiamo far piacere questa situazione. Magari lì non nella Navarra che ha quel problema esagerato al momento di infrastruttura. Esatto. Probabilmente perché non ho fatto abbastanza ferrovie, ma ho fatto tanti porti. Esatto. Beh, non che non ci siano ferrovie. Ok? A sto punto possiamo davvero solo aspettare. Il Brasile è comunque occupato, non nei punti più importanti. Abbiamo occupato l'entroterra lì. Devo probabilmente spostare un po' di truppe. Il popolo Manciù sta emigrando in Castiglia. Pure loro. Nuovo generale. Baldomero Zabala. Ma che nome è Baldomero poi? Perché boh. Andiamo a rinforzare il fronte uruguaiano. 100 reggimenti in più. Guardate quanto stiamo bruciando. Stiamo bruciando un sacco di soldi, ma sono ancora riserve auree. Abbiamo razziato dei convogli britannici. I francesi hanno finito la loro schermaglia in Congo ora. Boh, questa è la prima guerra mondiale, si può dire. Si combatte in Africa, si combatte nelle Americhe, si combatte in Europa. Non stiamo combattendo in Asia, quindi. Ah, la Russia sta combattendo con i cinesi, ok. Interessante. Vinto una battaglia navale con gli inglesi, per quanto fosse una battaglia minore. Ok, il Brasile è a zero. Ma non scende sotto zero? Che al momento accettano una pace bianca.
Assolutamente no, niente pace bianca, miei cari. Come faccio a farli andare sotto zero? Cioè, sto scendendo io verso zero. C'è il piccolo problema del Perù-Bolivia, forse. Non sono stato abbastanza convincente. Bisogna preparare un'invasione navale di Lima. Per fargli vedere che siamo in grado di catturare il War Goal. Dovremmo difendere più convogli qua in questo nodo. La verità è quella. Ma non ho così tanta flottiglia. Grande terremoto a Panama? Ma ci mancava solo più il terremoto a Panama, ragazzi. Sfiga su sfiga. Espandiamo le basi navali il più possibile. Periodo di guerra. Dovrei espandere anche i cantieri navali, però. Caspiterina, sì. Non so quanto l'Austria ancora riuscirà a reggere. Boh, ci sta scendendo. Per qualche motivo sta scendendo il War Support a noi. Vabbè, perché non ci ritiene in grado di prendere Lima. Mi cadono le braccia, ragazzi. Possiamo proporre una pace bianca volendo, ma. Ok, gli Stati Uniti non. Il problema sono gli Stati Uniti. Qua gli Stati Uniti ci tengono costantemente in guerra. Non sono gli inglesi, sono gli Stati Uniti che tengono gli altri in partita. Vi ricorda qualcosa? Ce la fai a sbarcare a Lima? No. Si sta preparando. Meno di un giorno, meno di un giorno. Less than one day. Continua a dire meno di un giorno. Oh, la Gran Bretagna si è chiamata fuori. Non so cosa è successo alla Gran Bretagna, che ha deciso di intervenire in una guerra in Italia. Che tipo di guerra è? Ah, ok. L'Italia sta. Si sta muovendo nel Borneo e nel sud-est asiatico. Quindi, attenzione! Ci hanno ridato Gibilterra. Liberia è completamente libera. Non era neanche l'obiettivo primario di questa guerra. Ma è una grande vittoria. Adesso anche gli austriaci si sono rimessi a posto in questo modo. Non hanno più i problemi inglesi lì. Tra l'altro c'è una battaglia navale nel Golfo del Maine. E i francesi stanno vincendo, ma non era uno sbarco. Qua c'è il nostro sbarco, tentativo di sbarco nel Perù-Bolivia. Ok, pare che il supporto del Brasile stia calando più velocemente del nostro. Forza, 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 forza. Questi statunitensi sono una vera spina nel fianco. Dunque, in questo momento potrei chiedere il Perù-Bolivia e fare pace, senza riparazioni di guerra brasiliane però. Voglio spingere anche per le riparazioni di guerra. Siamo sbarcati a Lima, perché ovviamente il Perù-Bolivia non aveva flotta, gli statunitensi non stavano difendendo questa costa e di certo non lo può fare il Brasile. Il Brasile ormai è occupato per metà, tagliato in due tronconi. La Gran Bretagna adesso è belligerante verso di me. Ma co di cosa vi state pro. Io sono a posto così, eh. Magnate tranquilli, cari inglesi. Ok. Il Brasile ha capitolato. Perù-Bolivia è un nostro fantoccio adesso, nella nostra sfera di influenza. Ora è chiaro che c'è una sola potenza in Sud America. Sì, il Brasile sembra grosso, ma non è così importante. Gli statunitensi da noi non chiedevano davvero nulla. Ah, vorrebbero che aboliamo la schiavitù in Argentina. Cioè, io in realtà sono propenso ad accettare questa cosa, tra l'altro è già passata. Per me è una cosa positiva, in realtà. Sono affari dell'Argentina che è il mio puppet, ma. Ok,
è un miglioramento anche a lungo andare della sua statura economica. Quindi sì, accetto. Brasile è devastato comunque. Bravi! Aspetta, gli abbiamo concesso uno stato così? Per caso? Ma no, 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 il Brasile era fuori, non possiamo avergli concesso uno stato. Non c'era più niente sul piatto a parte l'Argentina che ha dovuto abolire la schiavitù per fare contenti gli statunitensi. Poi GG va benissimo così. Eh sì, sono abbastanza sicuro perché... Questo stato qua, Mato Grosso è esatto. Volevano questa parte del Paraguay, i brasiliani. Perché era metà del Mato Grosso. Metà, meno di metà, ma no, non gli abbiamo data. Ok. Questo è quello che è successo in breve, allora. Bello shock economico comunque. Adesso abbiamo finito le riserve auree, siamo in debito. E siamo ancora in debito ora. Probabilmente probabilmente niente. Cos'è che sta causando questo debito esagerato? Beni per il governo, salari governativi, beni militari 753.000 è abbastanza importante. Sussidi al canale di Panama e alle ferrovie, ma è normale. Stiamo ancora bancarollando il Marocco. Potremmo smettere di fare quello, ma è una goccia nel mare. E comunque non siamo riusciti a farli entrare nella nostra unione. Allora, smettiamo di sovvenzionare il Marocco così a fondo perduto. Dopodiché, probabilmente. Ci conviene fare. Intanto possiamo cancellare un bel po' di rotte inattive, quantomeno. Poi guardiamo il costo delle munizioni, più 26%, le armi solo più 0%, l'artiglieria più 6%, quindi non sono estremamente costose. L'oppio, ma io non voglio usare l'oppio da nessuna parte. Esatto, non lo stiamo utilizzando da nessuna parte, è importante. Abbiamo conquistato nuovi porti a un certo punto, evidentemente. Dovrei vedere se ha senso scambiare sul libero mercato, rendere società per azioni un po' di cose in più. No, qua i soffiatori automatici richiedono petrolio. Le chimiche. Questo fa porta su di brutto il prezzo del ferro. C'era quel nuovo processo per le acciaierie. Assolutamente no, costa troppo. Fa crollare il valore dell'acciaio, ma lo fa crollare, quello è il problema. Va fuori scala. Vetro qui sì, questo no. Macchine da cucire automatiche non è conveniente, non abbiamo abbastanza tinte ed elettricità. Telai automatici manda solo a casa gente. E appunto la corrente l'avevamo appena fatta diventare economica, quindi... Una cosa alla volta. Possiamo fare un po' di irrigazione automatica. Ho fatto diventare costosi i motori, però. Gli engine. Finalmente un po' di debito, cosa vi devo dire? Abbiamo le tasse al minimo, non mi stupisce. Le tasse al minimo, gli stipendi militari alle stelle. Abbasserò un pochetto gli stipendi, probabilmente, per risanare il bilancio, tenendo le tasse al minimo. In realtà io posso provare adesso a fare quella famosa riforma che dicevo. Non mi serve a niente avere un metodo di tassazione ancora più avanzato. Tassare di più i dividendi, i capitali. Invece adesso conviene provare, perché aumenterebbe le tasse di un 135.000 a livello minimo. Ora, 135.000 non basta per risanare questo buco enorme.
Ma è solo deficit. Il pool di debito è ancora basso. Ci stiamo lavorando, ci possiamo lavorare con tutta calma. Ad esempio, devo fare più roba qua. Più edifici governativi in Castiglia, ma anche in generale, perché siamo a meno 905 di burocrazia. Eccoci qua. Abbiamo espanso davvero tanto l'esercito negli ultimi due episodi. Ma abbiamo quasi raggiunto la Germania per prestigio, quindi c'è un motivo se abbiamo espanso così tanto l'esercito. Non puro sciovinismo. Non solo, quantomeno. Sì, mi basterebbe alzare le tasse di un livello per dimezzare il deficit. Ma io abbasso un pochetto i salari governativi. No? Mi riduce la power projection dell'esercito, però tanto vale alzare un pochetto le tasse. Poco, 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 poco. Ci saranno un po' più di radicali, ma abbiamo 2 milioni e 7 di radicali a fronte di 28 milioni di idealisti, quindi non abbiamo diritto di lamentarci. Devo, ho notato, esportare un po' di auto, poche. Perché ne faccio leggermente troppe. E devo anche importare un po' di petrolio. Che è una barzelletta. No, gli americani hanno petrolio da esportare. Bene. Questi sono i francesi che fanno cose. Come sempre. Dobbiamo esportare un sacco di grano. Poi il problema è che manca la burocrazia per gestire le rotte. Non per niente abbiamo tutti questi edifici in coda. È il 1914. È la prima guerra mondiale, c'è già stata. Anche perché hanno combattuto pure la Russia e Qing, insomma, l'impero celeste nel mentre. E adesso c'è la Germania contro la Russia? Ah no, è quel famoso conflitto dell'Italia che voleva provare a fare cose nel sud-est asiatico e la Gran Bretagna che ha detto no. Ok, si è ristabilizzata come per magia la nostra economia. Abbiamo anche preso abbastanza burocrazia. Assurdo quanto poco basti a volte. Continuiamo con le centrali elettriche. Vetro. Il vetro è costoso. Settore chimico fa esplosivi. Non è mai male avere esplosivi. Boh, direi che adesso il chimico è a posto per sempre. È assurdo che il grano, allo stato attuale, non c'è ancora stata una patch di Victoria 3 dove convenisse esportare il grano molto. Non ci sono quasi mai paesi che producono hanno prevalentemente produzione industriale e tutto il resto lo fanno, il cibo lo importano. C'è chi importa un po' di cibo. La Russia è sbarcata in Sud Italia. Non sto scherzando. I russi spingono verso Roma. Quest'Italia è un po' ridicola. La morte e le tasse, due certezze. È morto Valti Gumera nel mentre che faceva la bozza del disegno di legge per la riforma, va bene? Ci ricorderemo di lui. Chi? Vedete lì il PIL che si arravatta, si ripiega su se stesso, arranca. Eh sì, ci sono stati due tronconi, due guerre enormi di tre blocchi di alleanze, visto che ormai ci sono le alleanze multilaterali, che sono risultati appunto in questa situazione del globo. Mi fa piacere che gli Stati Uniti si siano fatti un po' furbi e diventino un colosso adesso in quasi tutte le partite. Hanno più PIL di noi, ma meno prestigio. Le forze armate non sono soddisfatte di essere al governo con l'intelligenza. Ma se siete nello stesso partito. Vabbè, scontento un pochino l'intelligenza, tanto la loro fedeltà è alta. Manco fosse una coalizione tra più partiti. No, no, i gruppi di interesse sono nello stesso partito. Va a capire. Ora potrei cercare il sito dove costruire un grattacielo, perché no?
Costa un bel po' di burocrazia, ecco perché no. Mi ero scordato del costo burocratico del cercare il sito adatto. Su, fate un po' di convogli. Di grazia. Finalmente stiamo di nuovo usando tutta la capacità del settore delle costruzioni. Ci è voluto del tempo, ma ce l'abbiamo fatta. Ma io esattamente come faccio ad avere una carenza doppia? Non ho nessun metodo di produzione che lo sta usando. Ho detto più volte di non utilizzarlo nelle caserme. Infatti, non so in quali altri posti. C'è una rivolta in Gran Bretagna. Sì. C'è una rivolta in Gran Bretagna. Tra l'altro, l'avventura coloniale dell'Italia è finita. Cioè, l'avventura qua nel sud-est asiatico non si sono presi niente. O meglio, hanno questi due territori che hanno da un tot. Hanno anche un po' di isole qua, le isole Salomone. Però, le loro velleità sono state. Le loro ali sono state tarpate ancora una volta. Siamo secondi per prestigio. Grazie al fatto che la Gran Bretagna sta avendo seri problemi. Ok, siamo di nuovo terzi. Siamo lì sulla cuspide. Ce la giochiamo con la Germania. La Francia è prima. Ben oltre noi. Plus ultra. Andiamo un po' al settore delle costruzioni. Andiamo di pari passo con porti e infrastrutture. Governo non è più. Ah, sono esplosi. No, no, no. Ha comunque 60 di legittimità questo governo. Ne avrebbe di più se faccio entrare anche i piccolo borghesi, ma non voglio far diventare i fascisti un socio minoritario che poi chissà cosa, come va a finire. Chissà dove finiamo poi, non si può dire. Non si può mai dire, non si sa mai. Spanno anche le munizioni. Gli utensili da un po' che non ne faccio. Comunque sono alla base della catena di valore industriale. Dovrei fare un po' di stabilimenti sintetici per rafforzare di nuovo il mio tessile, perché ho visto che le tinte sono un po' costose. La burocrazia è in negativo per il semplice fatto che stiamo cercando il sito dove fare il grattacielo. Riforma delle tasse. Abbiamo la migliore tassazione possibile e immaginabile adesso, quantomeno a livello di gettito. A livello di standard di vita e ridistribuzione della ricchezza, sì, è opinabile, o meglio, è opinabile per i ricchi, a tutti gli altri va bene. Direi che ci possiamo fermare qui. Episodio dove abbiamo spezzato la schiena del Brasile. Grazie mille per essere passati e noi ci vediamo come sempre in un altro video. Grazie, ciao!